Buongiorno, buongiorno, buonasera a tutti, con voi di nuovo Slavi Gehring e il nostro video profumatissimo. Di che cosa parleremo oggi? Vorrei parlarvi di un servizio che magari riuscite a trovare un po' dappertutto, perché le persone da sole si inventano dei vari servizi, quelli che li possono aiutare ad ampliare un po' di più la propria collezione dei profumi, facendo per esempio dei scambi, quello che faccio anch'io. Oltre a vendere i profumi come delle piccole porzioni, diciamo, sul mio sito che abbiamo fatto insieme con la mia amica Tom Petit Parfum, dove potete prendere qualche assaggio, ma esiste anche quel servizio che ogni tanto lo faccio anche io, però ci sono vari siti, vari gruppi su social dove le persone scambiano dei profumi, quelli che magari non le piacciono più, vogliono qualcosa di nuovo, non lo vogliono vendere perché magari sminano un po' vendendo, perché se è usato comunque non si può ottenere il prezzo quello di listino della vendita, e a questo punto chiedono se qualcuno vuole fare uno scambio. E così nella vostra collezione arriva anche qualcosa di nuovo e interessante. Io ogni tanto queste cose le faccio con delle persone in quale comunque ho la fiducia, perché so che i loro profumi sono originali. E allora così io dico: vendo o scambio, voglio scambiare questi profumi che ho nella mia collezione, che non le uso più, se potete propormi qualcosa di interessante. Tra l'altro, se avete anche voi qualcosa di interessante da propormi e se vi piace qualcosa della mia collezione, possiamo pensare un attimo. Comunque, io ho dei profumi di cui non vi avevo ancora parlato e ho deciso di fare il video proprio adesso perché due dei miei profumi adesso vanno a un loro nuovo padrone. I profumi di scambio mi sono già arrivati perché eravamo proprio in accordo per questo, perché vorrei fare video e dire quale profumo scambio con l'altro, e così vedete anche questo come funziona. Allora, io comincerei prima da un profumo che non scambio. Ok, perché questo mi è stato proprio regalato da mio marito per un'occasione molto speciale. Io in un video ho già nominato questo profumo perché ho usato una parte del profumo quando sono stata in Inghilterra e ho portato con me questo profumo al College di Spiritualismo di Arthur Findlay College. Voi potete vedere questo video e magari capirete di che cosa sto parlando, però non ho fatto vedere il flacone. Parlerò adesso di questa mia bellezza che ho nella mia collezione, perché è veramente non soltanto bello da vedere, ma è buonissimo. Non so se è proprio un profumo extrasensoriale. Però quando il mio marito mi ha fatto il regalo, ha detto: io trovo un profumo che parlerà di mio amore per te. E come vedo il tuo amore, il nostro modo di vivere, la nostra intimità. Vediamo cosa ha scelto lui. Diciamo mi ha sorpreso un po' con la sua scelta. Però ormai se mi vede così, come anche io quando vedo varie capacità extrasensoriali nei profumi che per voi magari vogliono dire altre cose, questo è un punto di vedere, ok? Allora, questo profumo è bellissimo, mamma mia, è uscito nel 2021 o fine 2020 dal brand V Canto. Brand che ha formato Paolo Terenzi insieme al brand Tiziana Terenzi, e poi hanno ancora un brand dove lui è proprio profumiere. Mi piacciono molto i suoi profumi, i profumi che gridano, che lasciano una grande scia, i profumi, quelli più famosi, diciamo, che lui ha creato, quello di Tiziana Terenzi nel brand Tiziana Terenzi, per esempio Kirky, di cui avevo già parlato e che veramente ha stravolto il mercato dei profumi. Questo è sempre lui, il naso. Vi faccio vedere la scatola perché veramente ha una sua bellezza particolare, tutto curato nei minimi dettagli. La scatola si apre così.
E qui c'è un'altra scatola, e questa scatola fatta proprio di velluto, molto bello. Guardate, cioè, quando parlo dei profumi di nicchia, parlo anche della bellezza e il modo come lo presentano questo profumo. Cioè, io non ho parole. Eccolo qua. Eccolo qua. E adesso vi racconterò delle note. Il profumo Psiche di V. Canto o Quinto Canto è una fragranza floreale fruttata per uomini e donne. Questa è una edizione del 2020, il profumiere Paolo Terenzi. Nelle note troviamo zucchero di canna, bacche rosse, vaniglia, loto, fava tonka, agrumi, magnolia, benzoino, giglio, cedro, vetiver, lavanda, muschio di quercia. Tante note. Cosa sento io? Cosa sento? Sento il mondo, sento la dolcezza, ma non tanta. Sento la seduzione. Qui non è dichiarato muschio, che è molto strano per Paolo Terenzi, perché lui lo mette dappertutto e il muschio è abbastanza forte. Questo profumo, come ho detto, non è per me come capacità extrasensoriale, ma qualcosa di molto che sta a pelle, nonostante fa tantissima scia e anche molto persistente, come tutti i profumi di Paolo Terenzi, ma questo veramente è qualcosa di a parte, qualcosa di diverso, veramente molto di Dea Psiche. Il profumo per sedurre. Il flacone bellissimo, fatto tutto d'argento rispetto a altri flaconi come di V. Canto o Quinto Canto, che sono fatti di velluto. Invece questo mi piace di più. Io accetto la scatola di velluto, però i flaconi mi piacciono di più quando sono fatti in questo modo, perché sul velluto a volte si appiccica la polvere e non sono molto belle da vedere se per caso non le chiudete in un armadio. Eccolo qua. Adesso vi faccio vedere il profumo che mi è arrivato con scambio dell'altro. Ok, cosa sono questi due profumi? Il primo, che mi è arrivato per lo scambio, è del brand Kilian, che si chiama Playing with the Devil. Ecco. E poi quando si fanno i scambi, comunque si cura bene i dettagli. Ogni tanto arrivano senza scatole, ma va bene anche. Invece qui lo troveremo nella sua bellissima scatola. Playing with a Devil. Giocare con il diavolo. È veramente il profumo stranissimo. Vi dico le note. È stato lanciato nel 2013. Nelle note abbiamo ribes nero, pesca bianca, lici e arancia rossa. Le note di cuore sono pimento, pepe rosa e gelsomino. Le note di base sono vaniglia, sandalo, cedro, patchouli, benzoino e fave tonka. Ecco questo profumo. Giocare con il demonio, con il diavolo. Ribes nero di solito dà delle sensazioni del gabinetto dei gatti, quando è troppo, quando lo mettono troppo, quando non ci sono i giusti dosaggi, ogni tanto veramente è impossibile apportarlo. Però qui è tutto bilanciato bene, veramente è come stare al gioco tra diavolo e la luce, tenebre e il creatore. Non è molto complicato come profumo, però questo giocare, questo trovare dentro di sé un piccolo diavoletto, ma cercare di tenerlo a guinzaglio, questo veramente qui si sente. Quindi, no, 50 ml del profumo, questo che mi è arrivato, e che lo scambio con un profumo completamente diverso. E quel profumo lì vi ho già fatto vedere in qualche video di anni passati, del brand Orlov, e si chiama Cross of Asia. Sì,
Cross of Asia. Eccolo qua, bianco, così come bianco anche il suo profumo, perché sono tanti tanti fiori bianchi. Nonostante c'è la mia amata tuberosa, il profumo è anche molto persistente, gioca parecchio, però io profumi di questo genere con i fiori bianchi ne ho parecchio nella mia collezione. E allora ho deciso, quando una persona ha visto e ha detto io vorrei fare scambio proprio nero con bianco, ho detto ma perché no? Dicono spesso che questo è il profumo che può mettere una sposa. I profumi con i fiori bianchi spesso usano per i canali spirituali, per sviluppo della sensazione di purezza, di bellezza, delle vibrazioni alte, channel, in contatto con le guide, in contatto con le angeli. Però vi posso dire che i profumi bianchi nella profumeria mi piacciono di più, per esempio, nel amouage da donna, che si chiama Honor. Lì sì, bianchissimi, non è che assomiglia del tutto, però ci sono delle preferenze. E allora io a questo bellissimo flacone dico addio, anche se mi dispiace parecchio, perché comunque mi affeziona moltissimo ai miei profumi, e do il benvenuto a Playing with the Devil. Eccoli qua, bianco e nero, notte e giorno. Ho anche due profumi da un brand di cui non avevo mai parlato, che si chiama So Wood. È un brand abbastanza famoso, però ho sentito dire che adesso cambiano il nome. Magari questo brand ha comprato qualcuno, io non ho per adesso le informazioni, altre informazioni, però casomai, se volete, potete aggiornarvi anche da sole. Chi ha sentito di questi profumi sono molto e molto amati dalle persone che si intendono in nicchia. Che dire, ho due profumi, uno lo do via e mi è arrivato già il cambio, ma uno io non do a nessuno, questo sarà proprio mio. Il profumo che rimane nella mia collezione di So Wood si chiama Ilham, non lo so, un nome che non so tradurvi. Questa è la sua scatola. Vedete, è fatto il profumo come un porta inchiostro. Molto carino. Sembra che questo porta inchiostro, adesso basta aprire questo tappo e ci sarà lì un pennello per dipingere o fare la calligrafia. Veramente molto bello, molto bello. Qui ho 100 ml, lo lascio tutti 100, nonostante, se volete, lo posso condividere, perché avendo una grande collezione, ovviamente 50 ml mi bastano anche, e allora ce l'ho. Vi dico subito le note. Ilham del brand So Wood è una fragranza orientale per uomini e donne. Ilham è stato lanciato nel 2014. Troveremo nelle note caramello, bacche rosse, pesca, zafferano e cuoio. Le note di cuore sono pepe rosa, labdano, nargamotta, note legnose e zenzero. Le note di base sono vaniglia, legno di agar, oud, benzoino, patchouli, muschio e balsamo del Perù. Questo profumo è molto dolce. Caramello, vaniglia, fave tonka, balsamo, muschio. Buonissimo e gourmanico, diciamo, sì, gourmanico. Gioca con voi, ma rimane sempre molto dolce. Non da torta, non proprio da mangiare. Però mi ricorda una favola, mi fa sorridere. Non sono tanto amante dei profumi dolcissimi, però questo mi strappa il sorriso. Mi sembra che è una favola di Natale, una magia di Natale, invernale. Questo profumo è molto amichevole, sì. Secondo me una vera amicizia
può avere un profumo di questo genere. Bellissimo, buonissimo, adoro, rimane nella mia collezione. E adesso vado sull'altro profumo, sempre del brand So Oud, molto famoso. Ho sentito così tanti, tanti vari commenti, per esempio sul web c'è questo sito che si chiama Fragrantica in diverse lingue, in russo, in italiano, in inglese, in cinese, eccetera, dove fanno le descrizioni dei profumi e le persone scrivono anche i commenti e le loro opinioni di questo brand So Oud. Questo e quell'altro sono votati più degli altri profumi. Però io lo do via, perché adesso vi dico. Ve lo faccio vedere. È piccolo. Ho soltanto 30 millilitri, perché quando lo prendevo tempo fa, perché c'erano dei bei sconti, e anche chiesto: ma perché sconto io un profumo così famoso? E mi hanno detto che è rimasto ultimo, vabbè, 30 millilitri e non sono riuscita neanche un pochettino a portarlo. Magari stando nel negozio con tutti i profumi che ci sono attorno, noi non ci rendiamo conto che magari qualche profumo poi dopo non lo sentiremo così quanto abbiamo sentito in negozio. Vediamo. Eccolo qua. E fatto nello stesso modo, piccolino rispetto a questo, 30 millilitri, si chiama Ouris, Ouris scritto. Se andate in Fragrantica vedrete Ouris e vedete così tanti commenti, proprio wow. Vi dico le note che sono state dichiarate. Ouris So Oud è una fragranza orientale e gourmand per le donne. Profumiere Stefan Humbert Luca. Pesca miele, vaniglia, mandorla, prugna, fave tonka, ribes nero, iris, calendola, sandalo, gelsomino, cedro della Virginia. E io sento qui un mescuglio di tutto ma senza capire niente. È un profumo per me molto caotico. Non so che cosa mi dà una nota molto fastidiosa, ma dopo un po' mi viene mal di testa. Sembrano le note, gli ingredienti che ci sono dentro, fantastici, componenti preziosissimi. Ma su di me, sulla mia pelle, per il mio naso, è una cosa insopportabile. Però ci sono tante persone che lo apprezzano, come anche io porto i profumi che alle altre non piacciono. Per quello, questa bellezza del profumo andrà via e in cambio mi è arrivato questo profumo, sempre dello stesso profumiere. Ho scambiato Stefan Humbert Luca con Stefano Humbert Luca o Lucas. Questo è proprio il suo brand, si chiama proprio così, Stefano Humbert Luca o Luca 777, e il profumo si chiama Rose de Petra. Il profumo ovviamente parla delle rose. 50 millilitri. E visto che non è intero che mi è arrivato, siamo riusciti a fare questo scambio. Allora, cosa sentiamo in questo profumo? Rose di Petra è stato lanciato nel 2013. Le note di testa sono rosa, lici e melograno. La nota di cuore è rosa bulgara. Le note di base sono cardamomo, cumino e pepe. Cosa sento qui? Oltre rosa, io sento anche un po' di cuoio. Sento il legno, una rosa molto bella che ti avvolge. Le rose di questo genere ho già sentito
per me rappresenta magia rossa, perché veramente ha il color rosso. Questo colore gioca, la rosa si fa vedere da tutte le parti, veramente bello. Ogni tanto rosa con pepe, perché ci sono diverse spezie, sembra rosa pepata. Poi dopo rosa avvolta con il cuoio. Poi dopo si sente rosa dentro in qualche barattolo di legno. Tante diverse sfumature di rosa, mi piace moltissimo. Questa è proprio la magia rossa. Ecco, secondo me ho fatto dei buoni scambi. Se voi fate anche voi questi scambi dei profumi o di qualcos'altro, di quello che avete nelle vostre collezioni, che possono essere, non so, macchinine, cartoline, non so, qualsiasi cosa, fatemi sapere, sarò molto curiosa di leggere i vostri commenti. Iscrivetevi al mio canale, mi ha fatto molto piacere che mi avete guardato e io vi auguro belle giornate profumate e che a voi si avverano tutti i vostri desideri.